Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Ieri sera finalmente annunciata la Season 5 che inizia il 24 di agosto. Ora vediamo tutte quante le novità direttamente dal blog ufficiale di Call of Duty. Vi ricordo, dato che la prossima settimana arriva la nuova Season 5, la mia importante collaborazione con ebba.com. se dovete comprare appunto ad esempio il Battle Pass, dovete comprare bundle oppure dovete comprare videogiochi nuovi, abbonamenti per giocare online, in ebba.com troverete prezzi bassissimi, ad esempio se comprate i crediti digitali PlayStation, quelli da 100 li pagate 84, quindi avrete poi il pacchetto, il portafoglio di soldi sul PlayStation Network per comprare tutto quello che poi volete con 16 euro di risparmio. Troverete una marea di roba, seguite il link in descrizione. Ma adesso buttiamoci a capofitto nella nuova season. Questa è ovviamente la roadmap dove potete vedere appunto le novità su Warzone, le novità appunto di Vanguard, gioco praticamente morto, ancora e soltanto due mappe multiplayer. Ma adesso andiamo per piccoli passi. Cosa importantissima prima di iniziare: quando ci sarà l'aggiornamento? Allora, per quanto riguarda Vanguard, l'aggiornamento è atteso per il 23 agosto alle ore 18 italiane, l'aggiornamento di Warzone invece è atteso per il 24 agosto alle ore 18 italiane. Ovviamente vi riporterò le patch note complete, vi riporterò i pesi e i possessori, ovviamente i giocatori PlayStation, avranno anche il pre-download. Poi vi farò sapere proprio l'orario preciso, normalmente intorno alle 24 ore circa, ma non per tutti perché ovviamente è a cadenza in base ai server. Guardate qui ragazzi, 4 cattivi, se vogliamo definirli così, della saga di Call of Duty, da Menendez, da Rourke, appunto da Seraph, un sacco di roba, ma adesso andiamo per piccoli passi. Innanzitutto, novità su Caldera, finalmente la notizia che vi riporto veramente da mesi si è concretizzata. A Peak ci sarà praticamente un evento vulcanico. Evita la lava che scorre ai tuoi piedi, osserva le rocce fuse che salgono all'esterno e tornano a terra. Ci sarà un nuovo gulag e ci saranno cambiamenti di illuminazione. Nuovi strumenti e opportunità, ci sarà la nuova Doomsday Station e difenderemo la nostra posizione per guadagnare una ricompensa unica con nuovi oggetti di gioco. Potremo migliorare il nostro gioco con il nuovo UAV Sapri Dropbox, che appunto adesso poi andremo a vedere, e poi ci saranno appunto nuove modalità a tempo limitato. Ovviamente scorrendo vedrete anche immagini di come cambierà praticamente la mappa. Guardate ad esempio Peak come cambierà in seguito appunto all'evento vulcanico, come potete vedere un importante evento geologico che si è verificato con l'inizio della quinta stagione. Combatti intorno a Peak trasformata mentre la lava scorre lungo il fianco della montagna in tutte le modalità. Questa invece è la primissima immagine per quanto riguarda il nuovo gulag, sembrerebbe essere veramente e finalmente molto pulito, non bello come le docce che c'erano su Verdansk, ma sembra essere finalmente molto pulito senza troppi fronduoli. Poi nuovi cambiamenti meteorologici e di illuminazione, praticamente la tempesta è stata schiarita, quindi è più nitida su Caldera. La luce del sole farà capolino attraverso il fumo fluttuante del vulcano e anche su Rebirth Island ci saranno anche nuovi cambiamenti di illuminazione con un tramonto caldo e lussureggiante che getta una tonalità vibrante sulla mappa, quindi cambiata nuovamente illuminazione anche su Rebirth. Ci saranno nuovi oggetti e nuove opportunità per cambiare la tattica all'interno del gioco, tra cui avremo la stazione del giorno del giudizio, che la traduce così direttamente dall'inglese, staremo a vedere poi quale sarà la traduzione esatta in italiano, perché non sempre le parole in inglese, soprattutto per quanto riguarda i sapri drop e per quanto riguarda gli oggetti di gioco, vengono tradotte in maniera letterale. Questo è interessante perché attivando questo dispositivo gli elicotteri nemici arrivano per circondare la stazione schierando soldati nemici per attaccare appunto la posizione. Dovremmo rimanere vicino a questa Doomsday e difenderla per avere la possibilità di ottenere oggetti nuovi e soprattutto un cosmetico orologio unico per il nostro operatore. Apparirà soltanto una stazione
Doomsday per partita. Poi ci sarà la scatola di approvvigionamento UAV, sarà il nuovo UAV Killstreak Subdrop che servirà per ricevere assistenza nel rintracciare più oggetti. Dovremo contrassegnare le scatole di fornimenti vicini non aperti e questo ci permetterà appunto di aprirle e soprattutto di trovarle per 15 secondi. Questo lo potremo trovare o dentro alle casse oppure ne potremo acquistare uno sempre nelle stazioni di acquisto. Poi ci sarà la scatola di rifornimenti personali che ci permetterà di rintracciare appunto ed acquistare le nostre loadout preferite all'interno di Warzone. Ogni membro della squadra riceverà anche un enorme aumento di XP. E poi ci sarà il nuovo potenziamento Siero della Rabbia. Questo praticamente, a quanto pare, portato da Raul Menendez, è un minerale che ha una sostanza chimica che permetterà appunto la, come vogliamo definirla così, l'instabilità. Significa che ci darà una spinta feroce nei nostri combattimenti ravvicinati, quindi a corto raggio saremo molto più violenti, se vogliamo definirla così, quindi un maggior danno in mischia, una maggiore distanza di affondo, una maggiore potenza di stordimento mentre combattiamo con armi da mischia o ovviamente pugni. Ci sarà una nuova modalità, operazione ultima chiamata, che sarà al lancio del gioco. In questa modalità, che sarà stile a cerca e distruggi, potremo scegliere o difendere caldera disinnescando le bombe intorno all'isola, oppure la potremo sabotare facendo esplodere gli esplosivi nei siti designati della mappa. Inoltre, andiamo avanti, faccio vedere anche le cose molto fighe, ci sarà il nuovo evento stagionale gli eroi contro i cattivi, quindi come sempre con nuove ricompense. Poi vi farò vedere le sfide, vi farò vedere tutte le ricompense che arriveranno. È un aggiornamento, a mio avviso, che avvicina molto Warzone al mondo di Fortnite, con cose veramente che non hanno nulla a che vedere con appunto la seconda guerra mondiale. Vi faccio vedere un'altra cosa che è veramente molto interessante: i personaggi. Queste sono invece le nuove mappe che saranno presenti all'interno del multiplayer di Vanguard, la prima, questa qui, e la seconda invece Fortezza, che sarà in corso di season. Vi volevo far vedere, vi ricordo che ci sarà nella stagione 5 anche l'ultima mappa per quanto riguarda la saga Zombies. È stato ufficializzato, ragazzi, che The Archon, che a quanto pare sembrerebbe una sorta di remastered in parte di Terra Maledicta, sarà l'ultima mappa, perché la season 5 è l'ultima season, quindi confermato anche questo leak che vi riportavo, quindi non ci sarà nessuna stagione 6 per Vanguard e per Warzone, e The Archon sarà quindi l'ultima mappa zombies della saga di Vanguard, e Treyarch che finalmente così si potrà concentrare appunto sul suo prossimo capitolo, che a quanto pare arriverà nel 2024 salvo cambiamenti. Ma la cosa interessante sono le armi e soprattutto gli operatori. Adesso andiamo a vedere innanzitutto le armi. Le armi, ci troviamo le X1 a lancio, che è praticamente un prototipo di fucile energia efficace a lungo raggio ed altamente personalizzabile. Ecco perché dico, in questa season c'è veramente poco della seconda guerra mondiale, e questa praticamente è un forte richiamo all'arma che molti di voi sicuramente avevano giocato su Advanced Warfare. Poi troveremo la RA 225 al lancio, che è un SMG. Poi troveremo una Revolver Valois, che praticamente sarà sempre una finestra di lancio ed è sempre una sorta di pistola misto revolver. E poi più avanti, in corso di season, sta scritto qui così ve lo faccio vedere, in corso di season troveremo anche l'assalto BP50 e l'Aliena 58, questi praticamente arriveranno più avanti. Interessanti gli operatori, che a mio avviso non hanno nulla a che vedere con Vanguard e non hanno nulla a che vedere al momento con la storia che stavano facendo, perché sono stati inseriti tutti i più grossi famigerati cattivi della saga di Call of Duty, da Raul Menendez presente al lancio, a Khaled al-Assad presente al lancio, se ben vi ricordate lui stava su COD 4, Rourke da Ghost in corso di season, e addirittura Seraph Zenzen in corso di season direttamente da Black Ops 3. Quindi hanno preso tutti i cattivi e l'hanno buttati così dentro a Vanguard e nella saga, appunto nella storia di Warzone, senza motivo, ma sicuramente, come vi ho detto, sempre scelte senza senso, soltanto per spingere le vendite
dei bundle. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Inoltre, confermato, come potete vedere da questo screen, il forte ed importantissimo cross-gen, quindi collaborazione con Umbrella Academy, ne ho parlato già nelle settimane passate. Finalmente questi sono i primi screen ufficiali e guardate le teste, ragazzi. Ritorniamo al discorso di prima, che è un aggiornamento veramente che avvicina il titolo a livello di contenuti sempre di più verso Fortnite e sempre più lontano da quello che era il mondo di Call of Duty e soprattutto quello che dicevano della coerenza al periodo storico. Infatti con Vanguard non c'entrano veramente nulla. Questo era tutto quello che vi volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty, ultima season, ragazzi, dove giocheremo Caldera. Finalmente ce la toglieremo dalle scatole a fine anno. Questo era tutto quello appunto che vi volevo dire. Lasciate un bel mi piace, vi ricordo Enebba, che così ne potete approfittare in vista della season 5, e noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo TG COD.